Finalmente è arrivato un regalo di compleanno da una mia migliore amica e ho deciso di aprirlo per un po' di allegria. Ho bisogno di un po' di svago mentale e ora lo apriamo. Il mio gliel'ho mandato, l'ha ricevuto, c'è voluto anche quello, ci è voluto un mese. Ora provo a aprirla. Wow, Coralie. Mi avevo detto di non comprare niente di Coralie perché non me lo avevo regalato. Wow. Vediamo cosa mi ha mandato. Un sample del Wonder Perfect Mascara di Clarins. Questo è uno dei miei mascara preferiti. Eccolo qui, me l'ha regalato. Questo è il mio mascara preferito. E qua dentro c'è il mascara, il mio preferito qui, e adoro i loro mascara, sono i miei preferiti. E poi ti regalano anche un complimentary mini rossetto, bello bello. Poi ho questo qui, il sample. Poi mi ha regalato un sample di Le Valum de Chanel mascara noir. Poi cos'altro c'è qui? La cipria, questa l'ho avuta varie volte, di Laura Mercier. Wow, bellissimo regalo, oh my god. Bellissimo questo. Bellissimo regalo questo. Qui dentro c'è, vediamo, di Caudalie, c'è il mio siero che l'ho finito, che infatti lo volevo comprare, ho detto no, non lo comprare perché te l'ho regalato, me l'ha anticipato. E questo è il mio siero preferito e funziona veramente, lo uso, questo lo uso per 2 anni quasi, il Vino Perfect. Poi vediamo cos'altro c'è qui. Poi c'è questo di Alpha H Essential Cleansing Balm, bello questo, lo voglio provare. Di Kusmi Tea, adoro Kusmi Tea. English Breakfast è il mio preferito, con Earl Grey. The Alpha H Liquid Gold Rose. Abbiamo parlato di questi prodotti, sono veramente favolosi. Liquid Gold Rose. Mi ha regalato cose che noi si parlava. Di Caudalie il Vino Perfect. Cos'è questo? Una delle creme. Farà comodo che l'altra mi sta finendo. Che qui dentro c'è, mi ha regalato due mascherine, due mascherine qui, cute, I love. Poi di Caudalie il Vino Perfect l'essence, questo era nella mia wish list, bello questo, era nella mia wish list questa essence, veramente buona. Avevo un sample, mi era molto piaciuta, è veramente molto valida questa essence. Poi vedete qui dentro c'è di Clarins contorno occhi, di sicuro mi piacerà, sample di quello. Questo è di Clarins un altro contorno occhi, sì, penso così. Poi gli avevo chiesto di procurarmelo e me l'ha regalati, di Yves Rocher. Queste matite le ho avute nel passato, l'ho comprata come 2 anni fa o 3 anni fa, l'avevo ricomprata, questa matita mi piace, è molto valida e me l'ha riprocurata. Questa di Yves Rocher e il colore è, vediamoci subito qui, il prune, me ne ha regalati 2. Ora vi faccio vedere com'è questa matita. Ne ho parlato come 2 anni fa quando l'avevo comprata, è molto valida. Vi faccio vedere com'è. Ecco la matita. Perché invece questa matita? Perché è marrone e ha delle pagliuzze dorate, vedete? È molto. Queste matite sono particolari, sono difficili da trovare, ne ho una di MAC. E questa è quella lì. Vedete, c'ha le pagliuzze dorate? Troppo valida. E l'ho avuta 2 volte. Quindi me l'ha regalata. 2. Mi ha regalato questo, viene da, mi dimentico il negozio, penso Piazza Italia. Comunque la t-shirt
con Mickey e Minnie nella New York City Subway, nella Subway di New York, che io e lei siamo state tantissime volte nella Subway insieme. Penso se l'ha presa anche lei. Penso era Piazza Italia, questi. Penso di sì, l'ha comprata dei mesi fa. Ecco qui perché c'è la Subway di New York. Quindi sono veramente felice. Si pensa alla Sì, Piazza Italia. Sì, da lì. Troppo cute. Ora la metto a lavare e così la posso indossare. Separatamente da una mia follower, ci siamo scambiati dei pensierini. Comunque, mi ha mandato il bigliettino della Catherine di Capri. Questi orecchini fatti con corallo che li indosserò nell'estate, che fa lei. Troppo cute. Questi mi piacciono da morire, adoro il corallo. Poi, questo lo metterò subito in frigorifero di Catherine. Troppo cute. Poi un blush di Kiko. Questo è il... Dove è questo? Unlimited Blush 06. C'è scritto il nome da qualche parte. Vediamo qui. Lo apriamo altro. Questo è bellissimo, è proprio il mio genere. Bene. Vedete, è proprio è un troppo bello questo. Troppo bello. Poi, guardate qui, perle di Capri al limone, wow, questi dureranno come 2 secondi in casa. Oh, che troppo gentile. Ho fatto la richiesta per il voto per via del Covid, volevo votare via posta, quindi mi è arrivato il voto qui, è tutto un casino e devi seguire e tutte le cose, altrimenti non vale. Quindi questo è ok, ti mandano la lettera, no? Ti mandano tutto in questa busta qui. E questa è la busta dove devi mettere dentro il voto che devi firmare dietro, se non firmi non vale. E poi va messa dentro questa busta, devi mettere il francobollo, ma comunque io andrò a portarla a mano, non spedisco niente. E questo è il voto. E questo voto appartiene a me. C'è questo ID 4098. Quindi sì, il giorno che si ufficiale di votare è il 3 novembre. Però tanti, hanno già votato quasi 10 milioni di persone, sia in persona perché certi hanno aperto come un mese prima e certi hanno spedito. Quindi 10 milioni di persone hanno già votato. Quindi questo è il mio e ora lo compilo e poi lo vado a portare. Quindi ogni stato è diverso, quindi il loro ballot è diverso. Quindi questo è, faccio vedere com'è. Qua c'è Democratic, Biden e Kamala, non è Kamala, Kamala Harris, Joe Biden e Kamala Harris. Poi c'è Trump and Pence, poi c'è questo conservative working per questi altri partiti, Green, Libertarian, no? Però poi c'è qui, si vota per cose diverse, si vota per il presidente questa volta, per questo è per il State Supreme Court Justice, questa è la Corte Suprema dello Stato di New York e qua c'è varie scelte. E poi c'è qui, cosa stiamo votando qui? Anche qui. Quindi devo andare a leggere su queste 4 persone a vedere un po'. Non voglio solo spuntare, solo per spuntare. E poi cos'altro c'è qui? Questi sono della Camera. C'è Sean Patrick. Sean Patrick Maloney, carinissimo. Lui rappresenta la mia area di New York. Quindi se tu hai il voto di New York, questa persona nella Camera potrebbe essere diverso perché abbiamo ogni blocco di zona di New York ha il suo rappresentante alla Camera, quindi questo è il mio, Sean Patrick Maloney, è una brava persona.
E poi c'è il Senato dello Stato di New York, Jen Metzger, brava persona anche lei. E però voglio leggere anche questi, perché non sempre voto per il mio partito, perché a volte la persona la conosco e penso è una persona valida. Non, io devo votare con la mia coscienza, ecco, con le persone che io penso siano più valide. Quindi c'è Jen, la conosco. Poi cos'altro c'è qui? Ok, qua c'è. Questo è il giudice che c'è nella zona, no? Che viene, nel mio paese viene una volta al mese. C'è Paul Tracher e Maria Patrizio. Family, lei la conosco, Maria Patrizio. Poi qua c'è questi altri personaggi che non conosco. Comunque, e ora compilo il voto e poi devi firmare. Vediamo qui, questa cosa è complicata, devi farla esattamente come vogliono loro. Devi firmare non questo, devi firmare il dietro della busta. Pensa così. E poi, sì, perché se non metti il voto dentro la busta segreta, il voto non conta perché il voto è esposto. E poi devi mettere questa cosa dentro questa busta dentro questa busta. E sì, penso che si deve stare attenta di firmare nei posti giusti qui, perché altrimenti sì, qua nel voto in sé non si vota, non si firma. See instructions on other side. Mamma mia. Sì, non si firma qua dietro. Si deve stare attenta, perché se no. Devi stare attenta come. Mark ti dice esattamente, devi seguire esattamente quello che dice. Ecco, e si, qua ti spiega. Poi qua firmi sotto pena di galera, che tu sei la persona che sta a firmare. Comunque la firma è controllata digitalmente, hanno la firma digitale. E puoi sempre telefonare e chiedergli se hanno ricevuto il voto, e loro te lo dicono. E non si potrebbe votare due volte. Diciamo io decido il 3 novembre, no, il 24 ottobre apre le votazioni in persona. Io decido di andare a votare in persona, quindi sarebbe, non è doppio voto, perché quello che capita è che se io voto personalmente, questo viene annullato automaticamente, che il sistema lo sa che ho già votato, quindi buttano via questo voto e contano quello in persona, quindi non è che puoi votare due volte, non funziona così, è tutto elettronico. Ok, quindi ora devo compilare, devo solo studiare su questi personaggi qui, mi piace leggere sulle loro posizioni, per essere, così non voglio solo votare così per votare. Ok. Poi andrò personalmente a questo posto qui, 75 Webster Avenue, il Board of Elections, e do il mio voto a mano lì e fanno lo scan del voto. Ecco lo scan qui. Loro aprono la busta e fanno lo scan e poi sono a posto. Aprono questa busta, questa rimane chiusa. Questa la aprono il 3 novembre, il giorno delle elezioni. Non so a che ora iniziano a contare questi. Certi stati lo fanno alle 8 di sera quando chiudono, certi stati iniziano la mattina. Dipende come lo fanno, però si fa così. Avevo preso questi quattro piatti di all'usato e questi se li vuoi comprare individualmente, costano come 15 dollari l'uno, vero? Vabbè, non so, 1 dollaro, 2 dollari. Poi ho questo qui, che il colore è simile. Comunque sono andata all'usato, cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Questo me l'ha venduto, questo me l'ha venduto per 4 dollari. Ho trovato 5 piatti, ce n'erano 6, però uno era rotto, quindi non l'ho preso, quindi ora ne ho 9. E questo qui, che io adoro, sono di, faccio vedere, sono made in England. Pattern si chiama Churchill. Poi ho trovato le tazze, ora ho le tazze. Ho trovato i piattini e ce ne sono solo quattro, i piattini.
Eccole, grazie. Vedete? C'è scritto qua Made in England. Guardate. Ora in una scatola sto mettendo piatti che non uso, li porto a loro e loro li rivenderanno. E voglio solo avere cose che amo e amano me. Quindi sono felice perché ora stavo usando delle tazze bianche perché non avevo e non ero disposta ad andare su Etsy e cercarmele come ho fatto la zuccheriera. Quella zuccheriera mi è costata un bel po', quella rosa che avete visto. Ogni tanto vado su Etsy se mi manca qualcosa del completo, una cosa che mi piace, provo a cercarlo, però i prezzi sono assurdi. Quindi questo me l'ha venduto tutto questo per $4. Ho 9 piatti, quelle mi bastano. Ne ho, è un servizio da 8 e ho uno in più. Stavo usando queste tazze bianche perché non avevo altro, no? Quindi posso fare un bel tavolino. Anche se ho 6 persone, posso usare entrambi i tazze, è molto shabby così. E devo levarmi di mezzo un servizio che non è mio, insomma, me lo levo di mezzo e così non voglio accumulare. Ho sistemato la mia tavola, ho messo questo fuori per Halloween, la mia zucca, e là ho una candela di Glade, che è veramente buona, molto autunnale, sa di mela, cannella, molto autunnale, non dolciastra. Qua ho messo altre cose, ho messo questi qui che avevo trovato per strada, questi mi sono stati regalati da una mia follower. L'ho messi qui e queste zucche le ho appena prese dal supermercato e ho fatto questo tavolo un po' autunnale e questo era pieno di queste caramelle al limone da Capri e ce ne sono solo 4 rimaste apprezzate in casa. Ci mancherà come pochi giorni e sarà tutto veramente, i colori stanno veramente stupendi, non so se li vedete lì, tutti gli alberi, tutto, i colori sono bellissimi, non so se potete apprezzare però questo albero qui, tutto qui, e sono strapiena di sono strapiena di foglie. Inutile pulire tutti i giorni perché cadono tutti i giorni le foglie.